Salve ragazze, questo è un nuovo video tutorial anche questa volta per un trucco molto naturale, un trucco molto luminoso, un trucco facilissimo da fare con pochissimi prodotti, anche abbastanza economici, come sempre. Il trucco in questione è questo, come potete vedere è molto luminoso, senza nessuna linea d'eyeliner netta, quindi nessuno ha problemi con l'eyeliner tranquille, in cui vi mostro un illuminante davvero spettacolare, che vedrete in azione alla fine del video, ma davvero non perdetevelo perché è bellissimo. Vedrete in azione anche un ombretto di Neve Cosmetic che in questo periodo mi sta stupendo tanto. L'ombretto in questione è l'ombretto Disgelo di Neve, un ombretto molto particolare, un ombretto che ho usato sia sugli occhi che sulle labbra come top coat praticamente. Niente, bando alle ciance, vi lascio subito al tutorial, spero che vi piaccia e al prossimo video. Inizio subito mettendo sull'occhio l'ombretto della Bella Oggi Infusion nella colorazione numero 5, che è questo stupendo marrone. È un marrone con dei riflessi leggermente dorati, ottimo perché fa da base, quindi riesce a trattenere bene l'ombretto e dura tranquillamente tutta la giornata. Diventa subito polveroso una volta steso, è proprio una sensazione al tatto diversa. Con un pennello adesso prendo l'ombretto in polvere Disgelo di Neve, purtroppo non si evince la colorazione, comunque è un ombretto a base trasparente con dei riflessi, micro riflessi dorati. Forse se lo metto direzionato verso la luce lo vedete un po'. È un ombretto molto particolare che può essere usato sia da solo sia su altri ombretti come facciamo in questo caso. E lo tampono al centro della palpebra. Uso adesso l'ombretto di Nabla Wild Child alla fine dell'occhio un po' sfumato nella piega. Sotto l'arcata invece metto Atom sempre di Nabla. Come punto luce all'interno dell'occhio uso il favoloso illuminante di Wet n Wild della collezione estiva. Purtroppo è in edizione limitata e nella mia profumeria è finito. È diventato davvero un prodotto introvabile, però è uno degli illuminanti secondo me migliori che ci sia in commercio. Metto adesso all'interno dell'occhio una matita nera abbastanza resistente. Solitamente uso la matita di Nabla perché è davvero molto molto resistente, la Velvet. In questo caso ora userò un'altra matita, vecchissima, non c'è scritto neanche più il brand, ma la uso davvero da tantissimi anni e mi ci trovo davvero benissimo. È una matita nera molto simile a quella di Nabla, molto nera e molto resistente. Se trovo il brand di questa matita ve lo scriverò qui in alto perché so che siete curiose. Adesso nella palpebra superiore non metto alcuna matita nera, metto semplicemente il mascara, ma prima piego le ciglia. Sulle labbra invece uso la matita di Neve Cappuccino. Leggermente più 3D perché è matta, l'ho messo su tutte le labbra. Uso l'allover sempre di Wet n Wild, sempre della collezione estiva, solo al centro in modo che il cappuccino diventi un po' 3D. Non toglie l'effetto matte perché resta abbastanza matte, però la schiarisce leggermente. Per un tocco di classe ulteriore uso sempre il centro delle labbra, però davvero pochissimo, un altro po' dell'ombretto Disgelo di Neve che ho messo sugli occhi.
Niente ragazze, questo è il trucco finito. Come potete vedere, è un trucco abbastanza quotidiano con dei punti di luce importanti, come ad esempio questo sulla palpebra che abbiamo creato con l'ombretto disgelo di neve e questo sotto l'arcata che abbiamo creato con aloe. Voglio creare insieme a voi un ulteriore punto luce che è quello che vi mostrerà particolarmente la potenza di questo Illuminati di Wet n Wild, un prodotto che purtroppo è molto difficile trovare in commercio ultimamente perché è un prodotto della collezione estiva di quest'anno. Ve lo mostro subito in azione dal vivo, come se fosse dal vivo, e lo metto un po' sullo zoom. Vi faccio vedere come subito crea un punto luce spettacolare, quasi della stessa identica potenza dell'Illuminante The Balm Mary Lou che adoro. Guardate un po', un punto luce davvero spettacolare. Vi faccio vedere la differenza tra questo e questo. Qui non c'ho niente, non ho messo ancora illuminante. Qui invece ho messo questo spettacolare illuminante della Wet n Wild. A me l'illuminante piace tanto. Se è un illuminante buono a livello di pigmentazione e a livello di qualità, e questo devo dire che li sta battendo tutti. Infatti, aveva un disegno floreale qui al centro. In pratica me lo sono mangiato il disegno floreale, però devo dire la verità che non fa niente perché davvero è uno spettacolo questo video. Mi illumino di mezzo in questo video insieme a voi. Niente ragazze, vi ho mostrato anche come funziona questo spettacolare illuminante. L'unica cosa che mi dispiace è che non possiate trovarlo facilmente, però casomai cercandolo anche su internet forse ci sono ancora rivenditori che lo vendono. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Se avete richieste sui prossimi tutorial, scrivetemeli sotto nei commenti. Vi mando un bacione.